ripresa l'attività del nostro settore giovanile di Virtus Pallacanestro Bologna. Abbiamo ripreso martedì 24 con tutte le squadre contemporaneamente. Abbiamo avuto qualche disagio per l'uscita di vari protocolli in successione, in stretta successione, che ci hanno messo un po' in difficoltà per riuscire a dare tutte le indicazioni possibili, precise, anche alle famiglie e ai ragazzi, perché si presentassero in palestra con tutte le cose che erano necessarie. Per il primo ingresso ci vuole il tampone, ovviamente nelle settimane successive, nei giorni successivi c'è il Green Pass, è una cosa abbastanza basilare, ovviamente chi non ha il Green Pass dovrà fare il tampone, quindi sono tante cose da tenere d'occhio, tante informazioni che stiamo gestendo con il nostro responsabile organizzativo e con l'aiuto anche degli allenatori e degli assistenti. Non è semplice, ma andiamo avanti. La cosa importante è aver visto i ragazzi in palestra e stiamo lavorando ormai da una settimana, è iniziata la seconda settimana ieri, ma siamo contenti perché c'è molto desiderio di tornare alla normalità, cosa che ormai da 2 anni a questa parte non è più un termine così comune, ma il desiderio, la voglia e la generale è veramente, veramente grande, immenso, e tutti i ragazzi sono contenti. Questa settimana ripartiamo anche col mini basket, che è un settore molto importante per noi, che stiamo cercando, col quale stiamo cercando di lavorare. Abbiamo fatto anche un camp nel mese di giugno, che ha avuto anche un buonissimo successo qui in Porelli. La nostra collocazione adesso per il settore giovanile è sempre qui come l'anno scorso, e stiamo lavorando lì, e tutti i giorni sono impegnati praticamente 2 palestre con tutto il nostro staff, un lavoro fisico principalmente in questo periodo, e anche lavoro tecnico individuale, e siccome ci sono diversi ragazzi anche in prova, stiamo prendendo le nostre decisioni per capire chi potrà far parte dei gruppi Virtus e chi non potrà farne parte. Ci sono anche hanno partecipato diverse ragazze nella settimana del camp di giugno, e quindi erano già presenti alcune ragazze, probabilmente ci sarà un numero maggiore. Abbiamo predisposto anche l'eventualità di fare, se il numero sarà sufficiente, ma stiamo aspettando le prime settimane di settembre, anche perché il minibasket normalmente riprende sempre a settembre inoltrato, quasi con l'inizio della scuola, perché in questo periodo qua magari le famiglie si trattengono un po' più di tempo al mare e in vacanza, quindi nelle prossime settimane avremo una situazione più chiara delle presenze, sia per noi del settore giovanile, ma soprattutto per il mini basket, che inizia oggi pomeriggio. Quindi siamo tutti molto siamo in attesa di capire quanti ragazzi saranno presenti, e vedere queste piccole bimbe che si muovono per il campo con la palla in mano e provano a fare le cose che gli si insegna, veramente emozionante, no?